Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Il maltempo in primo piano a Agropoli e Santa Maria di Castellabate, i comuni più colpiti questa mattina dai forti temporali che si sono abbattuti nel Cilento e nella Piana del Sele, provocando una pesante alluvione. La Protezione Civile, i sindaci di Agropoli e Castellabate hanno invitato i cittadini a rimanere a casa e non uscire. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato da questa mattina oltre 30 interventi, altri in attesa di essere espletati. La zona maggiormente colpita, come dicevamo, è Agropoli, dove si è verificato anche un blackout elettrico. È stato raggiunto 1 metro d'acqua sulla sede stradale in alcuni punti. I vigili del fuoco hanno raddoppiato i turni di servizio proprio per fornire un rapido supporto alla popolazione colpita da queste vere e proprie bombe d'acqua che sono arrivate questa mattina. Il servizio, guardate queste immagini. Bomba d'acqua ad Agropoli, una frana, Madonna della Scala, Santa Maria di Castellabate, campi e strade allagate, una vera e propria alluvione. Sono i comuni più colpiti questa mattina dai forti temporali che si sono abbattuti nel Cilento e nella Piana del Sele, provocando danni e disagi. La Protezione Civile di Castellabate ha invitato i cittadini a rimanere in casa e a non uscire. Ad Agropoli è straripato un corso d'acqua in via Piano delle Pere, strade e campi allagati, le fognature non hanno retto e i tombini sono completamente saltati. Un allagamento anche in una scuola della frazione Moio che era rimasta chiusa oggi proprio per l'allerta meteo. Alcune persone in una zona periferica della città sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. L'amministrazione comunale con una nota ha chiesto ai propri cittadini di restare a casa. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati chiamati per diversi interventi per rimuovere l'acqua dai locali allagati. Si monitora costantemente il fiume Testene a rischio esondazione, in azione anche i droni per monitorare il territorio. Anche a Capaccio ci sono state diverse difficoltà. In un avviso diramato dall'amministrazione comunale di Castellabate si annuncia che le abbondanti piogge che si stanno riversando sul territorio di Castellabate creano non pochi disagi alla viabilità e allagamenti in diverse zone che potrebbero continuare nel corso della giornata. Il sindaco Marco Rizzo ha consigliato a tutti di evitare spostamenti non strettamente necessari e di abbandonare con urgenza scantinati o interrati, almeno fino al termine dell'emergenza e al ritorno alla normalità. Sono state comunque attivate tutte le procedure per il controllo del territorio, con interventi mirati, atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e animali. La Protezione Civile della Campania intanto ha prorogato di 24 ore l'allerta meteo in vigore fino alle 6 di domani mattina, domenica 20 novembre, che prevede un livello arancione su tutta la Campania, ad esclusione delle zone dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanaro, dove il livello di allerta è giallo. La Protezione Civile invita i sindaci alla massima attenzione con l'attivazione dei centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Sono possibili infatti frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde, oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Si invitano le autorità competenti a valutare il rischio sul territorio di propria competenza, adottando tutte le misure di sicurezza del territorio a tutela dei cittadini. In particolare, nella giornata di domani si raccomanda di avere attenzione al fenomeno del dissesto idrogeologico, che potrebbe manifestarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. La cronaca da Amalfi a Sorrento, passando per il porto di Massa Lubrense fino ad arrivare a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, si sarebbe formato nel tempo un cartello di società che si sono spartite concessioni demaniali monopolizzando il settore dei trasporti marittimi con la complicità di funzionari della Regione Campania e ufficiali della Capitaneria di Porto. Il servizio.
Mazzette nascoste nelle cassette dei limoni, abbonamenti e biglietti per viaggiare gratis sulle due coste campane, la costiera amalfitana e quella sorrentina, come coperture delle mazzette a funzionari degli uffici marittimi regionali per ottenere illecite concessioni demaniali, monopolizzando di fatto il settore dei trasporti marittimi con la complicità anche di ufficiali della Capitaneria di Porto. Sono 11 ad oggi le persone finite nei guai, 44 gli indagati nel mirino delle indagini della Guardia Costiera di Napoli, che coordinata dalla DDA ha notificato 9 arresti ai domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché quella del solo obbligo di presentazione alla PG per 4 persone emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, ritenute gravemente indiziate dei delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illecita concorrenza con minaccia o violenza, ma la lista degli indagati potrebbe ampliarsi. L'indagine della Guardia Costiera ha portato alla luce un illecito sistema in cui figurano noti imprenditori e funzionari pubblici. In particolare, le indagini avrebbero consentito di delineare l'esistenza di stabili e consolidati rapporti, anche di natura corruttiva, tra alcuni imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali intranei all'unità operativa dirigenziale del trasporto marittimo e demanio marittimo della Regione Campania, accordi inerenti a varie concessioni demaniali rilasciate o prorogate e diretti ad alterare o turbare le procedure utilizzate per la scelta del concessionario e più in generale la gestione dei rapporti tra l'ente pubblico concedente e i concessionari, tutto avvenuto in cambio di denaro o di altre utilità. Un vero e proprio cartello che agiva anche secondo modalità mafiose ed episodi di corruzione che hanno visto protagonisti tra gli altri imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali. Il giro di corruzione avrebbe riguardato in particolare le concessioni per le biglietterie del porto di Amalfi e per il trasporto marittimo con i traghetti agli scafi tra Napoli, Capri, Ischia, Sorrento, Amalfi e Positano. Il cartello sarebbe stato formato da Travel, Maralico, Sali Lauro, Gruson, Cooperativa Sant'Andrea, Coastline, Ali Lauro, Lauro.it, Ali Coach, Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi, Jescab e le vie del mare intercostiera. Una donna di 38 anni è stata arrestata durante dei controlli in autostrada da parte dei poliziotti. Non aveva mai conseguito la patente, ma non è solo questo il motivo dell'arresto, perché nel corso di controlli di vigilanza sulla strada, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la Polizia Stradale di Eboli ha proceduto all'arresto della donna 38enne originaria di Pomigliano d'Arco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 11 novembre dalla Corte d'Appello di Napoli per una pena residua detentiva di 4 anni, 7 mesi e 11 giorni. In particolare i poliziotti hanno notato all'interno di un'area di servizio la vettura alla cui guida vi era una donna che aveva un comportamento stranamente agitato e nervoso, pertanto hanno deciso di procedere ad un controllo. Nel corso dell'attività è emerso infatti che il soggetto, oltre ad essere destinatario di un provvedimento di cattura a causa del quale si era reso immediatamente irreperibile, era anche sprovvista di patente di guida mai conseguita, era alla guida di un'autovettura priva anche della copertura assicurativa. La donna è stata arrestata e su disposizione della competente autorità giudiziaria è stata condotta questa volta nella casa circondariale di Salerno. Il sequestro del cantiere per sospetta presenza di amianto dell'ex istituto Sacro Cuore di Torrione, dove saranno realizzati degli alloggi, preoccupa non poco residenti e genitori della vicina scuola Matteo Mari. Anche Aniello Salzano, ex sindaco di Salerno, ha chiesto al primo cittadino Enzo Napoli di seguire con attenzione l'opera di demolizione e di intervenire in tal senso. Sentiamo. Il sequestro del cantiere per la sospetta presenza di amianto operato dalla Polizia Municipale di Salerno, dove è in corso la demolizione dell'ex istituto Sacro Cuore di Via Volontari della Libertà a Torrione, che per 65 anni ha ospitato un asilo e ora sono in corso lavori che porteranno alla realizzazione di appartamenti a pochi metri dalle scuole elementari Matteo Mari, sta creando preoccupazioni nel quartiere. A rimarcare i timori dei residenti della zona è Aniello Salzano, ex sindaco di Salerno, coordinatore del gruppo Popolari e Moderati, che si è
rivolto con una lettera al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Salzano, rivolgendosi al primo cittadino, scrive che è inutile rimarcare l'eventuale presenza di amianto, preoccupano un poco i cittadini di Torrione, anche e soprattutto per la presenza di centinaia di bambini che frequentano la scuola Matteo Mari, distante appena pochi metri dall'Istituto Sacro Cuore, per cui si rendono necessarie precise direttive all'ufficio tecnico comunale e ai vigili urbani perché si provveda con la massima urgenza alla bonifica dell'area e al controllo sull'osservanza e la correttezza di tutte le procedure amministrative. E poiché tu, caro sindaco, scrivi Aniello Salzano, sei la massima autorità in campo sanitario, chiedo di vigilare sulla tutela e la salute pubblica dei nostri concittadini, con i quali sto malinconicamente vivendo la triste demolizione di una struttura che era ed è nel cuore di tantissime persone che vedono tramontare un'epoca e quello che per molti era un simbolo e anche un punto di riferimento religioso e culturale. Al quartiere sono legato da tanti ricordi e affetti. In quel quartiere ho iniziato il mio excursus politico, per cui a nome dei tantissimi salernitani, continua Aniello Salzano, che conosco da sempre, a giusta ragione particolarmente preoccupati, mi rivolgo a te, primo cittadino della città di Salerno, di cui conosco ed apprezzo la sensibilità, perché si faccia rapidamente luce sull'intera vicenda e sull'operazione edilizia in via di compimento e della quale nessuno degli abitanti della zona era al corrente. La FIA del CISAL contesta le relazioni sindacali messe in atto dall'ISAM sulla vertenza dei lavoratori dell'ex COP di Salerno. Chiediamo un incontro chiarificatore nell'interesse dei lavoratori e della società stessa per il ripristino delle corrette relazioni sindacali. Così in una nota Angelo Rispoli circa la rappresentatività del nostro sindacato nella vertenza, ricordiamo ai vertici ISAM che è già stata abbondantemente appurata in quanto abbiamo trasmesso le deleghe sindacali e che avete ritenuto firmatari, tant'è che avete preteso la sottoscrizione di vari accordi, per cui è quantomeno singolare il volerci definire inesistenti o non rappresentativi. Per quanto attiene la questione delle 5 mail di posta elettronica certificata, circostanza vera, continua Rispoli nella nota, e teniamo a ricordarvi che i tentativi di conciliazione sono individuali e quindi come tali necessitano della richiesta di un singolo provvedimento di adesione, non trattandosi di provvedimenti collettivi, continua Rispoli, segretario generale della FIA del CISAL. Per Rispoli l'obiettivo deve essere la tutela dei lavoratori, invita pertanto l'ISAM a revocare il provvedimento relativo alla sospensione parziale dei dipendenti, a stabilire corrette e dignitose relazioni sindacali che, qualora non si pongano in essere su quanto concordato lunedì scorso, unitamente ad altre sigle sindacali, saremo costretti a porre in essere iniziative di lotta a tutela dell'occupazione e al rispetto dei lavoratori. Adiconsum nazionale, Adiconsum Salerno in piazza questa mattina per combattere il caro bollette, il tour La Casa Sicura. Questa mattina ha fatto tappa in piazza Malta, un appello al governo per un piano strutturale a sostegno delle famiglie, ma anche consigli ai cittadini su come risparmiare energia con le nuove tecnologie. Il servizio. Adiconsum nazionale, Adiconsum Salerno in piazza per combattere il caro bollette. Il tour La Casa Sicura stamani ha fatto tappa a Salerno in piazza 24 maggio, meglio nota come piazza Malta, un'occasione utile per richiedere la visita gratuita di un tecnico abilitato a controllare l'impianto elettrico, perché deve essere sempre adeguato alle ultime normative per garantire sicurezza e prevenire guasti. Il risparmio energetico è una vera necessità e per ottenerlo occorre aggiungere nelle case nuovi apparati ed elettrodomestici appropriati che non possono essere però collegati alla rete elettrica con il fai da te, hanno spiegato i vertici della Adiconsum. Allo stand salernitano della Casa Sicura stamani sono stati forniti anche informazioni pratiche su come risparmiare energia con le nuove tecnologie, ma l'appello forte è quello che è stato lanciato al governo. Il problema delle bollette è un problema serio che però è legato molto anche all'efficientamento energetico. Adiconsum è da tempo che si sta occupando di sostenibilità e fondamentalmente di far capire a tutti gli italiani e ai cittadini che la propria casa deve diventare efficiente dal punto di vista energetico per poter risparmiare sulla bolletta. Quindi bisogna utilizzare pannelli solari,
piani a induzione, pompe di calore, cioè tutto ciò che la tecnologia oggi ci permette di far risparmiare sulla bolletta, bisogna utilizzarlo. Le indicazioni a questo punto sono di carattere nei confronti del governo. Abbiamo scritto non solo a Di Consum, tutte le associazioni consumatori sono anche scese in piazza. Ci sono delle cose da fare. Per prima cosa rivedere la bolletta. La bolletta è strutturata in modo errato, abbiamo dei costi che non dovremmo avere. Il primo è quello di paragonare il costo dell'energia elettrica a quello del gas. In altra cosa, perché se noi in Italia abbiamo oltre il 34% di energia da fonti rinnovabili, dobbiamo pagare quell'energia allo stesso costo del gas della borsa di Amsterdam? Quindi questi sono solo alcuni esempi. Dobbiamo necessariamente cambiare le cose. Abbiamo chiesto un tavolo con i ministri interessati per mettersi seduti e rivedere la modalità di come è organizzata la bolletta elettrica, che risale ai secoli scorsi, ma oggi sappiamo che grazie al rinnovabile, e questo è un altro sistema che dobbiamo per forza spingere, quindi abbiamo chiesto di mettere in atto subito i decreti attuativi per le comunità energetiche. Le comunità energetiche sono la salvezza, sia per avere l'indipendenza elettrica e sia per avere un risparmio. Il buon Dio ci ha regalato sole, vento e acqua, non si capisce perché noi non dobbiamo utilizzarlo, soprattutto nel sud, dove questa è un'energia sempre presente. Quindi le soluzioni ci sono e dobbiamo abbattere le speculazioni e cercare di far cambiare le cose in positivo. Il consumatore finalmente diventa produttore, fa la sua energia e la cede agli altri, la mette in comunità e addirittura aiuta anche per la povertà energetica, che non è una cosa da sottovalutare, perché stando in comunità si può gestire meglio anche la povertà energetica. Quindi noi abbiamo tutte le idee molto chiare, solamente che fanno finta di non volerci sentire. Dopo 23 anni il comune di Pellezzano ha approvato il piano urbanistico comunale. Soddisfazione nelle parole del sindaco Francesco Morra per lo strumento di regolazione urbanistica che disciplinerà lo sviluppo socio-economico dell'intero territorio a 360 gradi. Il servizio. Dopo ben 23 anni il comune di Pellezzano ha un nuovo strumento di regolazione urbanistica per disciplinare lo sviluppo socio-economico dell'intero territorio. È stato approvato ieri sera in consiglio comunale in seduta straordinaria con 15 voti favorevoli ed uno contrario. Il primo cittadino, Francesco Morra, nel corso del suo intervento ha illustrato dati ed aspetti politici dello strumento di regolazione urbanistica che disciplinerà lo sviluppo socio-economico dell'intero territorio a 360 gradi. Mi corre l'obbligo, ha dichiarato Morra, di ringraziare quanti, e sono davvero tanti, hanno contribuito alla redazione di questo piano. L'ufficio tecnico comunale, composto da una squadra di professionisti, ciascuno nel proprio ambito di competenza, le associazioni territoriali, gli organismi istituzionali, l'ente provincia che attraverso la concessione delle apposite autorizzazioni ha consentito l'approdo di questo strumento nel Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e non da ultima la squadra di governo formata da uomini e donne dotate di spiccate qualità e doti amministrative in grado di orientare sempre nella giusta direzione le proprie scelte di governance per l'interesse della comunità. Lo strumento urbanistico, ha sottolineato il sindaco Morra, va completamente a cambiare il volto del territorio, conferendogli un rinnovato splendore con l'obiettivo di consegnare alle future generazioni uno spazio di vitalità in grado di compiere un notevole passo in avanti in termini di miglioramento di qualità della vita. Lunedì 21 novembre alle ore 19 presso il centro Giovani Più in via Eroi di Nasseria a Coperchia ci sarà la presentazione ufficiale del piano alla cittadinanza, uno strumento per Pellezzano e per tutti i pellezzanesi. Ieri sera è una data importante per il comune di Pellezzano, il consiglio comunale ha approvato quasi all'unanimità, 15 voti su 16, il piano urbanistico comunale, un cambiamento radicale per il comune di Pellezzano. Dopo 23 anni ci dotiamo di un nuovo strumento urbanistico sul territorio che mira a salvaguardare non solo il consumo del suolo ma soprattutto a valorizzare quelle che sono le peculiarità del comune di Pellezzano, in particolare lo sviluppo ambientale ma anche praticamente e soprattutto quella che è l'archeologia industriale, cercando di conservare la memoria storica del nostro territorio. Lo strumento urbanistico che è stato approvato, un ringraziamento particolare all'ufficio tecnico, a tutti i consiglieri comunali che hanno operato in questi anni e soprattutto agli enti che hanno espresso un parere favorevole affinché approdasse in consiglio comunale il nuovo piano urbanistico comunale.
Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale sulla questione Sigaro Toscano. Il Consiglio Comunale si muove in difesa della manifattura della città di Cava dei Tirreni. Sentiamo. La preoccupazione sul futuro della manifattura tabacchi di Cava dei Tirreni è approdata in Consiglio Comunale. Ieri mattina, infatti, il parlamentino cittadino, su proposta del consigliere Federico De Filippis e che ha trovato il supporto di tutti i membri dell'Assise, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si invita il governo ad attivarsi presso tutte le sedi competenti della Comunità Europea per scongiurare l'assunzione di un provvedimento che rischierebbe di avere una ricaduta negativa sui livelli occupazionali, con gravissime ripercussioni economiche e sociali sulla città metelliana. A destare preoccupazione, infatti, è la paventata modifica di una direttiva europea che potrebbe vietare la produzione di sigari aromatizzati, cosa che avviene proprio nello stabilimento di Via Pasquale a Tenolfi. I vertici dell'azienda Manifatture Sigaro Toscano già da tempo sono al lavoro a Bruxelles per scongiurare ogni pericolo. Voglio preliminarmente ringraziare tutti i colleghi consiglieri comunali che quest'oggi hanno votato favorevolmente all'ordine del giorno che è stato presentato da me, ma in realtà era stato condiviso e quindi a nome di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, che mi aveva delegato per, nel corso dell'ultima conferenza di Capigruppo, per scrivere quest'ordine del giorno. L'ordine del giorno aveva ad oggetto la salvaguardia dei livelli occupazionali della manifattura tabacchi in vista della possibile modifica della direttiva europea 40 del 2014 che prevedeva una limitazione della vendita e della produzione del tabacco aromatizzato. Come ben sappiamo, la nostra manifattura, che occupa circa 2.500 persone in modo indiretto e in modo indiretto, produce prevalentemente sigari aromatizzati. E una limitazione o comunque un divieto di messa in commercio di questi prodotti creerebbe un grave danno sia economico che sociale alle nostre comunità, rischiando addirittura un tracollo dei livelli occupazionali appunto della nostra manifattura. L'invito che noi rivolgiamo come consiglieri comunali, come consiglio comunale al governo è quello di interfacciarsi con la comunità europea per scongiurare l'applicazione o comunque la modifica di questa direttiva che è del 2014, è entrata in vigore nel 2016, ma dovrebbe essere modificata alla fine dell'anno 2023. Questo sul fatto che sono variate le quantità di tabacco aromatizzato che sono messe in commercio e che sono vendute. Ovviamente il problema riguarda principalmente le sigarette elettroniche e non anche il tabacco da sigaro, e quindi diciamo che siamo anche molto, personalmente sono molto fiducioso sul fatto che la modifica non colpisca anche il sigaro toscano. La nostra manifattura. È necessario che il Consiglio Comunale abbia assunto oggi questo provvedimento proprio per far capire quello che è l'interesse e l'importanza della manifattura tabacchi sul nostro territorio. Ed ora invece, come di consueto, diamo uno sguardo alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. È ora di darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Andiamo. Ti divertirai, te lo prometto. Sono tre i calciatori della Salernitana impegnati nei mondiali in Qatar che partiranno domani. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità nella pagina dello sport, ma non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge e temporali. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali.
previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo alla pagina dello sport. Domani prendono il via i mondiali in Qatar. 3 calciatori della Salernitana impegnati nella manifestazione. Il primo a scendere in campo sarà Dia lunedì pomeriggio in occasione di Senegal-Olanda. Sempre lunedì Pasquale Mazzocchi sarà sottoposto ad ulteriori esami dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Sentiamo. Domani prendono il via i già molto discussi campionati del mondo con la gara inaugurale tra l'Ecuador e i padroni di casa del Qatar. 3 calciatori della Salernitana impegnati nella massima rassegna calcistica. Boulaye Diaye esordirà lunedì col suo Senegal, rimasto orfano di Sadio Mané. Contro l'Olanda toccherà proprio all'attaccante granata guidare l'attacco dei campioni d'Africa in carica contro i tulipani di Van Gaal. Per Diaye il mondiale potrebbe essere l'occasione per la definitiva consacrazione e per una crescita anche dal punto di vista del valore del suo cartellino, che la Salernitana riscatterà dal Villarreal alla cifra concordata di 12 milioni di euro. Un mondiale condito da qualche gol farebbe schizzare la sua quotazione e renderebbe ancora più felice l'intuizione estiva della dirigenza granata, che riuscì a portarlo a Salerno al termine di un serrato corteggiamento. Martedì la Polonia di Piontek sfiderà il Messico. L'attaccante granata è in forma e insidia Milik per un posto accanto al super bomber Lewandowski. Per lui ci sarà sicuramente spazio durante il torneo, in cui proverà a convincere il club di Revolino a riscattarlo dall'Erta Berlino, proprietario del suo cartellino. Sempre martedì ci sarà anche Tunisia-Danimarca, gara in cui potrebbe trovare spazio Bron, il difensore della Salernitana ha rischiato, stando a quanto riporta un giornalista tunisino, di restare fuori dalla lista definitiva anche per via dell'espulsione rimediata in amichevole col Brasile, che gli era costata in un primo tempo 2 giornate di squalifica. Saltata la gara con l'Iran, Bron ha ricevuto la buona notizia dell'avvenuto sconto di pena ed è stato selezionato il suo commissario tecnico, anche se, viste le premesse, il suo mondiale potrebbe partire dalle retrovie. Bron non ha finora brillato a Salerno e la rassegna in Qatar per lui potrebbe essere l'occasione per il rilancio. Per riuscire l'impresa però dovrà prima di tutto riconquistare la fiducia del suo commissario tecnico. La Salernitana tiferà per i suoi 3 atleti impegnati in Qatar e chissà che non si possano profilare anche occasioni di mercato. Squadra in vacanza, società al lavoro sia per definire i dettagli del ritiro in Turchia sia per approntare strategie di mercato. Almeno 5 le cessioni da portare a termine per il DS De Santis, che in entrata punta a chiudere almeno 3 operazioni. Il servizio. Almeno 5 cessioni per far posto ai nuovi innesti. La Salernitana ha messo a punto la strategia da attuare sul mercato, che, complice la lunga pausa per i mondiali, è di fatto già cominciato. L'infortunio di Mazzocchi impone riflessioni per la corsia destra, dove Sambia finora ha giocato pochissimo e Candreva, peraltro squalificato per la gara col Milan, non può giocarle tutte. Ed allora ci potrebbe essere spazio per un innesto under come Zanoli del Napoli, club che potrebbe mettere in uscita anche Zerbin e Gaetano. Si valuta anche l'opportunità di ingaggiare un esterno mancino, ma la priorità è quella di inserire un altro difensore centrale che dia solidità e esperienza al reparto, dove Fazio è spesso out e Gyomber è in scadenza, come anche il jolly Radovanovic. L'idea Ceccherini del Verona intriga, ma non è l'unica pista seguita. In mediana serve almeno un altro innesto. Raskin dello Standard Liegi o Bernabé del Parma sono operazioni che potrebbero prendere piede a giugno. Per gennaio si andrà su un profilo di maggiore esperienza. Con il Napoli già in estate si era parlato di Demme. Chissà che il discorso non possa essere ripreso. Piace Bove, baby talento della Roma, anche se la Salernitana vorrebbe valorizzare solo calciatori di proprietà. Ecco perché si guarda anche in casa della Fiorentina, dove il marocchino con passaporto italiano Malè ed il polacco Zurkowski potrebbero essere in partenza. Dipenderà anche dalle caratteristiche di rinforzi: un mediano che giochi davanti alla difesa o un interno che possa garantire quantità e qualità. E non è escluso che i rinforzi in mediana siano 2, ma a patto che partano, oltre a Capezzi, anche altri calciatori. Castanos potrebbe essere girato in prestito, mentre su Vilena si faranno delle valutazioni, anche perché appare difficile che a fine stagione possa avvenire il riscatto del cartellino. Resta sullo sfondo l'idea di Azici, che è extracomunitario e che ha disputato una non esaltante prima parte di stagione al Trabzonspor. In attacco, oltre a Christoffersen, che ha richieste dalla C, in particolare dalla Gelbison, si valuteranno altri movimenti a seconda di ciò che offrirà il mercato. Bonazzoli ha reso meno delle aspettative, ma è stato pagato quasi 5 milioni in estate ed allora va rilanciato, o a Salerno, dove però dovrebbe accettare la concorrenza con Dia Piontek o con un prestito. In questo caso si libererebbe un posto per un nuovo innesto e, visto che c'è uno slot disponibile, si potrebbe puntare su un extracomunitario. E
Ed ora la Serie C, domani la Gelbison farà visita al Catanzaro, capolista del campionato e finora quasi inarrestabile. Il servizio. Affrontare la squadra più forte di questo torneo, forse anche più forte di tante altre squadre che hanno fatto questo campionato nelle annate passate. I numeri parlano chiaro, c'è la media di quasi 3 gol a partita. Quindi è una partita molto molto importante, difficile sotto tutti i punti di vista, mentali, fisici e di classifica. Ma certo, quella deve essere la nostra identità, anche perché non sappiamo fare altro, nel senso che lo facciamo bene, dobbiamo avere coraggio, non dobbiamo avere paura, rispetto ci mancherebbe altro, una squadra fortissima, però la nostra identità deve essere quella, sempre quella. Certo, dobbiamo valutare un po' di assenze, un po' di acciacchi, dobbiamo soltanto vedere fino all'ultimo momento chi è disponibile e chi no. Lo sapevamo che loro rientravano tutti, una giornata di squalifica. Noi che abbiamo perso per strada Sané, che ha avuto l'influenza, abbiamo qualche altro acciaccato, abbiamo recuperato Papa, però qualcun altro Faella ancora lunga degenza. Psicologica, anzi, deve essere il contrario, queste sono partite che si devono preparare da sole. Come ho sempre detto, dobbiamo andare con tanta umiltà, tanto coraggio, perché i numeri di questa squadra sono terribili. Ho chiesto ai miei ragazzi di avere coraggio come al solito e di giocare la partita al massimo della nostra forza. Per quanto mi riguarda, anche se fosse arrivato un pareggio, non cambiava assolutamente il mio umore, perché io ho ben in mente quello che dobbiamo fare e non è sicuramente i tre punti che mi fanno cambiare idea su questa squadra e sul nostro programma, sul nostro progetto. Penso che sia ben chiaro, quindi non bisogna assolutamente avvilirsi se non vengono i 3 punti. Ed ora il basket, la nuova era giallo-blu targata Tilio Caia parte domenica sera alle 20 al Pala Serra di Migli, parquet del Banco di Sardegna Sassari, attuale 14esima forza del campionato di Serie A con 4 punti in classifica. Con tutti gli effettivi a disposizione, la Givova Scafati va alla ricerca di punti utili in chiave salvezza per allontanarsi dai bassi fondi della graduatoria, con l'obiettivo di tenersi stretta la massima categoria. Non sarà semplice però imporsi su un rettangolo di gioco notoriamente ostico come quello isolano. La Givova è ferma a 2 punti in classifica ed ora vuole cominciare l'operazione risalita in classifica anche grazie all'esperienza di coach Caia. Ed ancora basket, la Power Basket Salerno si prepara a scendere in campo per l'ottava fatica stagionale. Domani alle ore 19 i ragazzi di coach Mario Menduto saranno di scena al palazzetto dello sport napolitano di Marigliano contro la promo basket di coach Marino Gentile. I salernitani sono primi a punteggio pieno e metteranno alla prova il loro primato contro la seconda forza del campionato. Marigliano infatti è staccata di soli 2 punti in classifica ed è reduce dall'importante trasferta sul parquet di Rende. E ancora il numero 22 della Fel di Eboli, Brizzi, a prendersi sulle spalle le Volpi e condurle alla vittoria con una tripletta d'autore, la terza in questa stagione. Le Volpi superano in rimonta per 3-2 i piemontesi dell'L84 e si portano a meno 2 dalla capolista Napoli Futsal, che sarà impegnata nel big match contro l'Olympus Roma. La gara si avvia su ritmi molto lenti, tanto da contare una sola occasione per parte nell'arco dei primi 8 minuti. La gara infatti si sblocca grazie ad un calcio piazzato e a realizzarlo è sempre il solito Luizinho, che sfrutta al massimo la punizione procurata da Braga e batte il portiere avversario con un tiro nel 7. Il secondo tempo inizia con un'energia decisamente diversa e dopo pochi minuti
minuti. Basso viene espulso per doppia ammonizione, 2 minuti di superiorità numerica perché le Volpi che non riescono a sfruttare, anzi è beffa dietro l'angolo. Infatti pochi secondi dopo aver riacquistato la parità di uomini in campo, L84 trova il gol del nuovo vantaggio proprio con Josico in contropiede. L'ex Feldi non esulta e porta i suoi avanti con il risultato di 1-2. Ancora Luizinho diventa protagonista nel finale, prima il gol del pareggio, poi la magia del definitivo 3-2. Ora la Feldi può pensare al girone di Champions che si svolgerà da mercoledì ad Aversa. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito e buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.